La Regione lancia la campagna Toscana Plastic Free per informare cittadini e turisti che nel giugno scorso il Consiglio regionale ha approvato una legge che bandisce, 3 anni prima della scadenza prevista dall'Europa, stoviglie e oggetti in plastica usa e getta dalle spiagge. Nei prossimi giorni 34 comuni costieri riceveranno un kit composto da 2 pannelli in materiale ecocompatibile e 6 locandine informative in italiano e in inglese da distribuire ai gestori di circa 1.400 stabilimenti balneari. Analoghi pannelli saranno installate anche nelle 60 spiagge libere toscane. La campagna comprende anche cartoline, adesivi, una pagina web e cover per personalizzare i profili Facebook. Mi sembra questa una cosa importante e da fare se vogliamo che queste iniziative non siano, diciamo, un'imposizione, una norma, ma siano una sensibilizzazione, una crescita culturale, un coinvolgimento in cui tutti dicono io posso fare qualcosa per migliorare in questo caso le mie spiagge e renderle pulite in modo particolare dalla plastica, ma anche per esempio dalle sigarette, dalle cicche dei fumatori e pulite in generale. La campagna è frutto di un accordo sottoscritto dalla Regione con i comuni e le associazioni di categoria dei balneari e ricorda anche che è un reato, oltre che un gesto di inciviltà, abbandonare rifiuti in spiaggia e in mare, inclusi i mozziconi di sigaretta. Noi pensiamo che occorra educare, chiedere a chi frequenta le spiagge, questa è un'iniziativa che riguarda tutte le spiagge, non soltanto gli stabilimenti balneari, di avere un rispetto per l'ambiente, perché chi viene in Toscana, chi vive in Toscana, chi usufruisce dei nostri impianti e delle nostre spiagge deve trovare il massimo del comfort, anche sotto questo punto di vista.